Di questa semifinale in Serie D, gara tra i Red Devils e i ragazzi dello Skigos che si incaricano della battuta. Vedremo chi andrà a raggiungere i Boyacá Chicó in finale domenica alle ore 12, tutto in diretta alle 6:2000 per seguire questa bellissima gara che vedrà porsi appunto gli uomini di Bladier contro la vincitrice di questo scontro. Buon calcio a tutti. Guardate qua in perché non è mettere le fotografie, le libri in mano, non ti piace? Sì, sì, ma guardate qua, perché lui è proprio. Non gioca niente, palla nettissima. Tira! Il mancino è tra in chiesa. Scusami, se. Palla. Attenzione, tranchese, c'è dentro Priori! Mamma mia, che salvataggio di Capuano! Vai tu, vai tu! Attenzione Faiella! Trovata al centro dell'area, tu per tu con Capuano, non impatta. Peccato. Ho detto vabbè, dimmi se ne trovo una come il tuo. Evidentemente andrà a letto. L'ho chiamato però ormai. Palla buona per Deo! Palo pieno, mamma mia come si è smarcato. Ma errore difensivo qui. Attenzione, la palla dentro, il palo colpito da Basile. Palla al piede, Priori. Scucciaiata per Nappi. E si interrompe il primo tempo di questa semifinale, ancora 0-0, partita bloccata. Devi dirci la ripresa. Eccoci nella ripresa fra lo Skigos e Red Devils, parziale di 0-0. Ancora in questa semifinale, a dire il vero, non proprio esaltante. Squadre molto sulla difensiva, abbiamo visto pochi spunti. E sicuramente più pericolosi sono proprio loro. Deo per lo Skigos, Tranchese per i Red Devils. Vediamo questo secondo tempo cosa ci regalerà e chi consacrerà come finalista assieme ai Boyacá Chicó. Attenzione, sale palla al piede destro di Basile, schegge il palo, che bordata di Augusto Basile. Il colpo di testa di Deo, palla che esce di un soffio. Il tiro, ancora Basile, pericolosissimo. Alla limite c'è Faiella! Sotto i ferri! Capitan Faiella! Sblocca la gara! 1-0 e Devils, numero 7, porta in vantaggio gli uomini in maglia rossa. Adesso partita in discesa per loro. Vai Fabio, vai, vai! Franchese! Che parata da parte di Capuano su questa punizione incredibile! Deo, attenzione, si gira Deo, palo, palo, incredibile! Che occasione per il pareggio dello Skigos, non ci crede neanche lui. Vabbè, c'è un significato che non mi farebbe piacere di parlare. Sì, delle tue il tiro! Che parata di Sorbo! È buona, è buona! Attenzione Tranchese, uscita di Capuano, Tranchese, palla per essere lì destro, e fila! E probabilmente la chiude qui, ipoteca la qualificazione alla finale dei Red Devils. A un briciolo di minuti dalla fine, Tranchese segna il 2-0 per i Red Devils. Attenzione ancora Faiella come prima!
questa volta spreca tutto solo l'ottimo assist del compagno. Attenzione, 4 contro 1, c'è tutto solo Ferrigno, anzi Priori, Tranchese e Tafin, 3-0, tutti a casa, zittisce tutti. Contropiede micidiale dei Red Devils che arrivano in finale contro i Boyaca Cicò. Non tira più Faiella. Tira Priore, che va a segnare il 4-0 e finisce qui la finale ai Red Devils. Andiamo ad affrontare i Boyaca Cicò tra gli applausi sportivi dei tifosi avversari. Si stringono le mani, bellissima partita. Grazie e arrivederci. Faiella, due dichiarazioni per la stampa. Una finale conquistata faticosamente in un secondo tempo combattutissimo, ve la siete cavata egregiamente. Raccontaci questa partita. Sì, sapevamo che era una partita difficilissima. Che comunque auguri, terzo e quarto posto. Comunque i nostri avversari lo sapevamo che non sono per niente facili da affrontare. Però noi alla fase a gironi purtroppo siamo stati anche un po' sfortunati. Abbiamo perso tutte e due le partite. Quindi diciamo questa era la nostra, doveva essere la nostra rivincita. E fortunata, diciamo, che abbiamo giocato molto bene sin dai primi minuti. Non siamo riusciti a trovare però subito il vantaggio. Siamo contentissimi comunque che alla fine abbiamo trionfato. Senti, nonostante le difficoltà iniziali avete dilagato nel secondo tempo, questo può essere un buon indizio per andare a affrontare la finale contro il Boyaca Cicò, squadra molto ostile. Sì, sappiamo che comunque Boyaca, se vogliamo, sono anche un po'... Ah, il capitano qua, il Talpone. Che? Sono anche un po' Talpone. Superiori di noi, però... Comunque ce la metteremo comunque tutta come abbiamo fatto quest'oggi. Ragazzi, voglio una stretta di mano fra Capitan Bladiere e Capitan Faiella prima della finale. Ecco la sportività prima di tutto, al Toronto Natale non manca mai. Un applauso ai Red Devils, in bocca al lupo per questa finale a Cardiopalma. Appuntamento domenica ore 12, sempre qui all'Est di 2000. Ciao ragazzi. Grazie.